Allora, è difficile fare domande, 5-1 fuori casa, quarta vittoria di fila fuori casa, questo Cosenza fuori dalla folla amica, dalle mura amiche è irrefrenabile. No, dimostra quello che è, purtroppo in casa facciamo fatica, ci dispiace enormemente per i tifosi che ci vedono sempre in una maniera diversa da quello che siamo. Questa è anche una vittoria per loro, per cercare di ritornare tutti insieme e provare a fare qualcosa di importante insieme. Ci la metteremo tutta e poi vediamo. 4-0 al primo tempo, la partita è finita lì, poi lei ha fatto dei cambi per far giocare chi era fermo. Ma anche perché è parecchio che non giocavano questi ragazzi, non è giusto, non è facile lasciare fuori delle persone così. Perciò è stato anche una cosa per vedere anche qualcun altro e se ci possiamo contare. Playoff matematico, anche il sesto posto, quindi giocherà sicuramente in casa la prima partita. Vediamo, dai, io ora queste cose qui, ora vediamo domenica tutti i conti che dobbiamo fare, perché abbiamo diffidati, vediamo, sicuramente andrà in campo una formazione competitiva. Lei aveva detto che dava 2 giorni di... Gli ho dato, io quando dico una cosa la mantengo. Tutto qui. Questa Cosenza che ambizioni ha in questi playoff? Lei che ci ha detto in sala stampa... Io parto dall'inizio con una squadra, lascia perdere Cosenza per una... Non dirò mai che dobbiamo vincere o fare. Ti metti alle prime difficoltà e ti ammazzano tutti. Perciò noi andiamo a fare questi playoff, era un obiettivo non facile quando sono arrivato. Siamo felicissimi di poterli affrontare e speriamo di regalare soddisfazione alla nostra gente. Tutto qui.